Gara tra Battaglione e Panamparcuma con il risultato che è sul 2-1 a favore dei Battaglione. Ragazzi maglia blu scura sono andati in rimonta visto che in vantaggio erano finiti i ragazzi del Panamparcuma. Adesso in avanti con Luglio, Luglio il destro e il gol! La bella giocata di Luglio e arrivano finalmente al pari i ragazzi del Panamparcuma. Ricordiamo Manfellotto, autore di uno sfortunato autogol su calcio di punizione per il Battaglione. 2-2 adesso il risultato. Battaglione che quindi vedono annullarsi la propria rimonta. Adesso però sono proprio i ragazzi in maglia blu in avanti. Questo destro dalla distanza, vola il portiere a deviare in calcio d'angolo. Bella parata da parte del portierone dei Panamparcuma. Adesso il numero 10 che spazza, ha colpito un palo nel corso della partita, un palo davvero molto bello, un tiro dalla distanza. Vediamo questa rimessa laterale con il pallone che viene intercettato dal numero 10 avversario, sfida tra numero 10, alla meglio con le maglie azzurra che forse spinge, no? Prova il destro, palla che va a sbattere contro la rete esterna, rimessa dal fondo quindi per i ragazzi del Battaglione, in tenuta gialla il portierone dei Battaglione. Adesso Monzeglio prova la giocata, si alza il pallone, la palla che si impenna, palla che viene però intercettata, calcio di punizione dal limite, posizione davvero interessante, vediamo che sviluppo avrà questo tiro dal limite, vediamo soprattutto chi va a battere, va Monzeglio. Allora vediamo l'ultima occasione, questo calcio di punizione, Monzeglio, Luglio e Manfellotto sul pallone, si allontana Manfellotto, si allontana anche Monzeglio, va Luglio. Va Luglio, vediamo questo calcio di punizione, posizione davvero interessante, due in barriera più un uomo sul palo, vediamo la preparazione, Luglio, il tiro, palla sulla barriera, ancora Luglio, pallone che si impenna, l'uscita del portiere che blocca, e allora interrompiamo qui il nostro collegamento, il risultato di 2-2.